Ciao, buongiorno, bentornati sul canale. Allora, oggi volevo farvi vedere la faccetta che sto facendo. Intanto scusatemi, ma non ho avuto ancora modo di andare a fare, di andare dal parrucchiere e quindi si vedrà molto bene la mia ricrescita, ma vabbè, poi dopo domani sistemerò questa cosa. Allora, parto sempre dal fondotinta di Armani, che è il maestro, è sempre la combo dei due colori che vi ho fatto vedere la volta precedente. Il Bye Bye Under Eye come copriocchiaie, che come vedete oggi non ha molto funzionato perché nei giorni scorsi ho usato dei prodotti che mi hanno fatto venire un'allergia molto forte agli occhi. Infatti ho dovuto mettere le gocce, la pomata, insomma, ero un po' conciata, per cui non sono ancora evidentemente guarita del tutto, infatti si vede. Vabbè, comunque lasciamo perdere, andiamo oltre. Siccome oggi a Milano c'è una bellissima giornata, in più siamo passati nella zona gialla, per cui adesso approfittiamo per farci un giretto, anche perché devo comprare anche qualche altro regalo di Natale. Per cui vabbè, andiamo avanti. Quello che ho usato oggi, solita Nabla, la Secret Palette, ho usato questi colori principalmente, questo. Poi per sfumare ho usato Ghibli, quest'altro colore, questo. Molto carina. A me piacciono molto questi colori sugli occhi. Beh, a parte questo periodo un po' particolare con gli occhi un po' conciati. Vabbè, comunque, nella parte centrale. Allora, questo Smokey Eye, che poi è stato, cioè è virato poi sull'halo, halo make-up, perché gli ho dato questo punto di luce centrale e ho usato questo. Si chiama Aries, della palettina della Glitter Palette di Nabla, molto carina. Poi cosa ho usato? Allora, per lo sculpting ho usato questo della Pupa, come sempre, e per la parte illuminanti e blush ho usato quella che sta diventando la mia nuova palette di illuminanti preferita, che è questa qua di Dior. Ciao, vabbè. A me piace molto, infatti si vede, guardate, è molto carina. Poi cosa ho usato? Ho usato del mascara, i soliti prodotti, Mulac e Pupa Vamp e Sephora. Ogni tanto mi perdo, scusatemi. Ah, come base di tutto mi sono dimenticato, ho usato sempre il solito Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, che è fantastico. Per sfumare tutto la mia solita blender.
lasciando via la ripresa finale con la luce naturale, dove si vedranno anche tutte le magagne, comprese le occhiaie, vi aspetto al mio nuovo video che sarà tra qualche giorno e vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. E vi ringrazio di essere stati con me, vi saluto e vi bacio.